Chiodini e Tangram, giochi a basso costo per la stimolazione cognitiva. Buongiorno a tutti, sono Giusy Ciccolella, un'educatrice professionale che lavora da circa 20 anni nel campo della riabilitazione psichiatrica e geriatrica. Se volete sapere qualcosa di più su di me e sul mio lavoro, andate a guardare il mio sito internet www.stimolazionecognitiva.info e andate a dare un occhio alla mia pagina Facebook. Da quando ho aperto questo canale, mi sono arrivate privatamente molte domande, molti messaggi riguardo a quali giochi potessero aiutare nella stimolazione cognitiva. Oggi voglio parlarvi di due giochi che probabilmente abbiamo tutti in casa se abbiamo avuto dei figli o dei nipotini. Sto parlando dei Chiodini e del Tangram. Questi giochi sono molto utili per allenare diverse funzioni cognitive, tra cui l'attenzione, la concentrazione, la manualità fine, le abilità visuo-spaziali, il pensiero creativo, il pensiero logico e vedremo come anche la memoria. È però difficile per me dare delle indicazioni che valgono per tutti. Ogni percorso di stimolazione cognitiva va assolutamente calibrato e individualizzato su quella persona, guardando sia le sue capacità cognitive attuali, ma anche la sua personalità, i suoi interessi, quello che gli è piaciuto nel corso della vita, perché è proprio dalle risorse, dai punti di forza, dagli interessi che noi dobbiamo partire per creare un percorso di allenamento della mente. Tra l'altro, gli esercizi vanno continuamente modificati e calibrati a seconda del percorso che sta facendo questa persona. Quindi dovrò partire sempre da un livello un po' più facile per tararmi e capire la situazione, per poi man mano, in base ad eventuali progressi, aumentare il livello di difficoltà. Inoltre, la difficoltà e l'esercizio devono essere non troppo facili, altrimenti sono quasi inutili, perché la persona, per fare un vero allenamento, come vale per un allenamento motorio, per fare un vero allenamento cognitivo, deve fare fatica, deve metterci impegno. Ma non deve essere allo stesso tempo neanche troppo difficile, perché se la persona fallirà continuamente, ne rimarrà frustrata e abbandonerà il gioco. Iniziamo a parlare dei chiodini che probabilmente tutti avremo in casa perché esistono da decenni, credo che abbiano compiuto i 65 anni di vita. Esistono di vari colori, di varie forme, di varie dimensioni. Questi sono tutti circolari, tutti tondi, di varie dimensioni, ma ne esistono anche quadrati, triangolari, perché come i puzzle esistono veramente di livelli anche per adulti. Il gioco dei chiodini va bene per le persone con un iniziale decadimento cognitivo, o con una demenza lieve moderata. Vediamo in progressione dal più facile al un po' più complesso. Allora, possiamo iniziare semplicemente scegliendo un colore e la persona dovrà seguire la sequenza di quel colore. L'importante è che stia sempre alla stessa distanza e seguendo una linea retta orizzontale. Per renderlo un po' più difficile, possiamo appunto alternare due diversi colori. Quindi in questo caso vedete che c'è giallo, rosso, giallo, rosso, giallo, rosso. Qua già aumentiamo il livello di difficoltà. Oppure possiamo tenere la stessa dimensione del chiodino, ma cambiare colore chiedendo di modificarlo ogni due chiodini. Quindi in questo caso ho fatto l'esempio di due arancioni, due blu, due arancioni, due blu e via dicendo. Un livello ancora di difficoltà ulteriore è quello di fare una sequenza con chiodini diversi, quindi alternare un chiodino, due chiodini, un chiodino, due chiodini, alternando chiaramente colori diversi. Una sequenza ancora più complessa è quella che coinvolge più colori a ripetizione. Ad un certo punto poi possiamo anche decidere di giocare non solo sui colori ma anche sulla dimensione. Quindi vediamo qua un esempio, mantengo lo stesso colore ma alterno piccolo, grande, piccolo, grande, piccolo, grande. Esistono chiodini anche medi, quadrati, quindi veramente possiamo sbizzarrirci. Chiaramente più elementi inseriamo rispetto a forme, colori e dimensioni, più la difficoltà aumenterà, quindi calibriamo bene questi passaggi, questi cambiamenti. Un ulteriore passaggio appunto è quello di cambiare la dimensione cambiando anche il colore. L'ultima
Vedete che utilizzo sequenze, inserendo dimensioni diverse, un colore, insomma, possiamo veramente sbizzarrirci con i tipi di sequenze. Noi dobbiamo proporre l'esempio iniziale e chiedere alla persona di continuare. Non deve essere per forza tutto fatto in sequenza, questi sono esempi. Potete anche semplicemente fermarvi al primo e cambiare colore, fare tutte sequenze di colori diversi se il livello della persona è compromesso. Oppure compriamo il gioco, dentro c'è un manuale con addirittura delle immagini da copiare e comporre. Questo è un ulteriore livello di difficoltà. Ci sono delle immagini più semplici, ma man mano andiamo avanti, le immagini, come vedete, possono essere veramente molto complesse. In questo caso, di queste immagini molto complesse, questo gioco può essere utilizzato anche da persone che vogliono prevenire ed allenare le proprie funzioni cognitive pur non avendo delle difficoltà. Se invece ci accorgiamo che già a livello che vi ho mostrato prima, quello della sequenza con lo stesso colore, la stessa dimensione, già è difficile per la persona che volete aiutare, esiste anche questa versione che fa sempre parte della stessa serie, però vengono chiamati bottoni, quindi sono più grossi, i colori sono pochi perché sono solo quattro, e c'è sotto vengono fornite delle schede. Ok, scusate, adesso ve ne prendo. Vengono fornite delle schede che io posso infilare nella mia base di plastica e la persona andrà a infilare sopra il bottone in base ai colori. Molte persone mi dicono che fare una stimolazione cognitiva a casa, con il proprio familiare malato è molto pesante, chiede molte energie, molta pazienza e molta fatica. Capisco sicuramente così, è per quello che spesso, dico di chiedere aiuto a un professionista, di essere affiancati, di partecipare alla stimolazione cognitiva fatta da un professionista, in modo che possiamo prendere più confidenza con gli strumenti, con delle metodologie, per poi essere più sicuri noi, sentirci più padroni dell'attività e percepire meno fatica e meno frustrazione mentre aiutiamo il nostro familiare. Parliamo ora del Tangram. Il Tangram è un gioco di origine cinese, è molto divertente, generalmente piace molto. È composto nella scatola, tra l'altro esistono varie versioni, le potete comprare su Amazon, io ho questa versione, scusate che adesso recupero, l'ho trovata a 5-6 euro alla Lidl, è molto carina tra l'altro perché è di legno, quindi è molto piacevole al tatto e calda rispetto alla plastica e adesso vi dico com'è composta. Ci sono delle immagini, delle schede, il puntino va tenuto verso il basso e queste immagini che voi vedete composte da figure geometriche vanno riprodotte con i tasselli in legno da loro formati. Chiaramente ritroviamo le figure geometriche dell'immagine, quindi il triangolo grande rosso, il quadrato giallo, il triangolo blu, quello di media dimensione verde. Quindi con queste tesserine che loro forniscono di legno dobbiamo riprodurre l'immagine. Queste immagini hanno diversi livelli di difficoltà. Partono già da un livello di difficoltà abbastanza avanzato. Quindi consiglio, se vogliamo abbassare il livello, di comporre noi un'immagine proprio semplice, magari composto da tre tasselli, e la persona deve riprodurlo uguale accanto. Poi a mano aumentiamo il livello di numero di tasselli e il livello di difficoltà dell'immagine. Come ho detto prima all'inizio del video, ma lo ripeto perché è sempre utile, sia i chiodini che il Tangram allenano le funzioni cognitive come l'attenzione, la concentrazione, le abilità visuo-spaziali, la motricità fine, il pensiero logico, il pensiero creativo. In più, il Tangram possiamo strutturarlo in modo da allenare anche la funzione della memoria. Quindi io potrò mostrare un'immagine, dare un minuto, un paio di minuti per memorizzarla, togliere l'immagine e la persona dovrà riprodurla. Chiaramente anche qui dobbiamo calibrare la difficoltà della persona, le risorse della persona, proporlo solo se effettivamente la persona ha le capacità per farlo. Ecco, un livello ulteriore di difficoltà che però va a allenare anche la memoria. Bene, questo è solo il primo di una serie di video dove andrò a farvi vedere giochi, esercizi, libri, applicazioni per la stimolazione
stimolazione cognitiva. Spero di essere stata utile. Se non ho detto qualcosa, scrivetemi le domande. Se non ho spiegato bene qualcosa, sono stata proprio anche superficiale. Vi dico che in pochi minuti spiegare queste cose in un video non è così facile. Se volete essere aggiornati su altri contenuti simili, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Buona giornata a tutti e grazie per l'attenzione.